Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crostata con confettura di albicocche. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, burro, zucchero, uova, vanillina, lievito per dolci vanigliato, pasta di limone o scorza di limone, sale e confettura di albicocche. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il burro, la farina, le uova e il tuorlo, il sale, la vanillina, la pasta di limone ed il lievito. Ed azionare il bimby per 50 secondi a velocità 5. Formare un panetto, avvolgere nella pellicola trasparente e riporre in frigo per 30 minuti. Abbiamo preso 2/3 della frolla, la stenderemo adesso tra 2 fogli di carta da forno. Posizionare su uno stampo per crostate da 26 cm rivestito con carta da forno. Bucherellare il fondo con i rebbi di una forchetta. Aggiungere la confettura e livellare bene. Stendere il resto della frolla e formare le strisce oppure utilizzare una griglia per crostate e posizionarle sulla crostata. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 30-35 minuti circa. La crostata è cotta, lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo. Crostata con confettura di albicocche. Grazie e alla prossima ricetta!